È da mezz'ora che Paciocco si sta buffando per preparargli una grande cena ai suoi bambini. Ed è da mezz'ora che, avendo qui il tetto del nido aperto, naturalmente Lirina non si schioda da lì, eh. Spera io faccia un errore per trinciarmi un dito. Questo che lei spera. Loro sono già sazi per la pappata precedente, si intravede un po' di guzzo del piccolino, vedete? Ma anche gli altri hanno mangiato. Certo, se lui si sbrigasse, ragazzi, è 10 minuti sta scegliendo i bocconi più prelibati per la cena dei bambini. Poi andrà a bere e poi comincerà a impappare dai più piccoli. Guardate come scava. Ma dai, Paciocco, poi va via la luce, non viene bene il filmino, su, sbrigati. Sbrigati. Ecco, ora forse va a bere, vediamo se è vero. Esatto. È andato a bere nella vasca da bagno. E ora torna per la cena. Lei gli vuole impedire di dargli da mangiare, vorrebbe essere lei, invece va lui direttamente. State a vedere. È lei che vorrebbe ricevere il cibo per dare ai bambini. Lo sta dando al più piccolo, avete visto? Cominciano dal più piccolino, sempre. Più grande non reclama nemmeno. Guardate, gli ha levato la briciolina che era cascata, avete visto?
Il più grande non ha reclamato niente, vuol dire che è già sazio così per la impappata precedente. Ora bevo un po' d'acqua per fluidificare meglio la pappa che è ancora nel gozzo e forse dovrebbe ritornare nel nido, vediamo. Infatti aveva bisogno di fluidificarla. Credo che questo sia un video stupendo. Ora, secondo gli atei, tutto questo è dovuto al caso. Questa meraviglia. Consentitemi di avere i miei dubbi. Il grande non ha avuto niente, ma anche perché non ha reclamato niente. Io potrei fermarmi anche qui, cosa dite? Eh?